Gianni Colacione dal 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale qui a Roma all'Hotel Summit. Siamo in compagnia di Giuseppe Di Leo, una nuova intervista, e lo volevo sollecitare un pochino sulla coda dell'intervista che gli avevamo già fatto, sulla caratterizzazione, che io secondo me è una cosa che un po' ho maturato, molto particolare del cattolicesimo italiano. Secondo me gli italiani hanno un pochino italianizzato un po' tutti i grandi dogmi, il cattolicesimo, il comunismo, un po' e tutte le varie altre ideologie in circolazione. Il cattolicesimo italiano, secondo te, è pari al cattolicesimo negli altri paesi? Cioè, simile, gli italiani si comportano come gli altri cattolici? Guarda, allora, fermiamoci all'aspetto linguistico. Siccome cattolico significa cattolicos, quindi universale, dovrebbe essere uguale per tutti. Poi naturalmente ci sono le inclinazioni, e naturalmente oggi come oggi, qual è l'inclinazione per l'italiano da un po' di tempo? L'inclinazione è di essere furbo per fare carriera. Da un po' di tempo solo? Da un po' di tempo rispetto alla Chiesa, che sta da 2000 anni, però per esempio la Chiesa quanto faceva i concorsi per la Cappella Sistina? Col cavolo che il Papa faceva, si chiamava i più bravi, la meritocrazia, come si suol dire. Poi c'era il nepotismo per gli affari, diciamo così, spiccioli, ma oggi in Italia questa concezione della meritocrazia non c'è più, perché una certa visione, non solo cattolica, cialtronesca, dice che tutto sommato bisogna condividere, cercare di distribuire a tutti quello che sono le opportunità che la vita offre, e che parlare di meritocrazia è come parlare di darwinismo sociale. Questa è una cosa che assolutamente va contro la fede cristiana, perché nella parabola dei talenti, e noi lo sappiamo benissimo, chi fa fruttare il talento, chi invece lo mette sottoterra, chi se lo lascia in tasca, e sappiamo il padrone poi come agisce, del servo fedele che ha saputo fruttare i talenti e che del servo infedele che invece non lo ha saputo fruttare. Questo è uno dei grandi problemi del nostro paese, il recupero del valore del merito, della meritocrazia, e in questo il cattolicesimo ha saputo sviluppare il senso dello Stato. Io ricordo la classe politica dei De Gasperi, di Schumann e degli Adenauer, avevano il senso dello Stato, non la ragion di Stato, avevano il senso di quello che è il bene comune. Alcide De Gasperi è morto più povero di quanto, dopo essere stato quello che è stato con 7 governi, di quanto lo era prima da semplice bibliotecario della Biblioteca Vaticana. E insomma, questo è il cattolicesimo, il rigore intellettuale, il rigore nei comportamenti, capacità di essere altruisti. È facile pensare a sé, il difficile è pensare agli altri. E anche, se mi permetti, dire fate ciò che vi dico ma non ciò che faccio. Questo è vero, tu adesso non so a chi vuoi alludere, qualcuno da alludere a cui... Posso alludere ai papi con tanti figli, posso alludere alla sessuofobia, ma ai casi di pedofilia, spesso anche celati. Sì, attento però, abbiamo avuto papi, è vero che avevano i figli, Alessandro VII è stato un grande papa. Legittimo è, per carità, no, ci mancherebbe in casa legale, basta non proibirlo agli altri, poi un certo libertinaggio. Se per te fare figli è peccato, allora dovrei dirti che ci sono oggi una tale denatalità, ma è una società che fa tanti peccati sociali. Non è peccato fare figli, è peccato, se può valere come peccato, dire fate ciò che faccio io, dire insomma fate ciò che, non prendetemi ad esempio, ma io vi impongo un altro tipo di condotta, ma io faccio altro. Allora guarda, tu hai sollevato il problema questo, poi hai sollevato quale altro problema? Quello della pedofilia e quale altro? Però voglio dirti, saremmo... Parliamo dello IOR? Lo IOR è un istituto di credito, del resto se... Guarda che i missionari, se non ci fosse lo IOR, se non ci fosse l'obolo di San Pietro, se non ci fosse i cardinali Ruini, pensano, non avrebbero i fondi per costruire le scuole e tutto il resto. Nel mondo della comunicazione, e la sfida anche per la Chiesa, fare un giornale come Avvenire o una televisione come Sat 2000 o la Radio Vaticana costa, e noi lo sappiamo, teniamo Radio Radicale, teniamo Agenzia Radicale, costa. Non è possibile immaginare che
la Chiesa non si confronti con la modernità, ma insomma nel momento in cui non si confronta con la modernità diciamo che è avulsa dalla realtà, nel momento in cui si confronta con la modernità attraverso i mezzi di comunicazione eccetera e fa anche giornali e mezzi di comunicazione intelligenti e vivaci, meno di Radio Radicale ma comunque più della RAI per esempio, allora è moderna o no? Sì. E quindi? Ma io ne avevo anche per la sinistra che è italianizzata. Ti faccio un esempio. Abbiamo avuto un'ultima trasmissione della Gabanelli che si è schierata su alcuni risultati, che sulla dannosità dei telefonini, radiazioni e così via, ha citato un sacco di cose. Però non ha citato alcune sentenze che hanno condannato Radio Vaticana qui a Roma per l'inquinamento radio delle onde radio dei suoi ripetitori elettromagnetico. Sì, elettromagnetico. Però, ma come mai non si citano queste cose? Eppure è un ambiente abbastanza di sinistra, lo sbaglio, quello di Report. Ma sai, questo poi di sinistra, non di sinistra. La sinistra è nata con Pelagio, come la destra è nata con Sant'Agostino. Pelagio aveva fiducia nell'uomo, Sant'Agostino un po' meno, e lì è la destra e la sinistra. Quando la sinistra non ha, si è destrorizzata e la destra per reazione è finita per essere più sociale della sinistra stessa, e non se ne, le coordinate si sono perse. Però riguardo alle onde elettromagnetiche, sì, però teniamo presente che Umberto Veronesi, che è considerato, reputato almeno tale, il massimo esperto oncologo in Italia, ha sempre detto non ci sono prove per quanto riguarda il fatto delle onde elettromagnetiche. Per un principio di precauzione è ovvio che tu non puoi imporre lì dove non c'è. Certo è che io sotto le antenne di Radio Radicale non ci andrei a vivere, questo è poco ma sicuro. Quelle di Radio Vaticana sì, sono benefiche. Quelle di? Quelle invece di Radio Vaticana sono benefiche. Di Radio Vaticana o di Radio Radicale? No, io parlavo di Radio Vaticana. No, Radio Vaticana. La condanna che c'è stata e che ti citavo è che invece non ha citato la Gabanelli, che poteva essere in linea con il discorso della salute, e riguardava proprio Radio Vaticana che è stata condannata per l'inquinamento elettromagnetico. Ma la questione è ancora aperta lì, è passata in primo grado, poi bisogna vedere il secondo grado. In Italia il primo grado è come un buffetto. Sì, ma comunque ripeto, sono moltissime le ingiustizie. Tieni presente, per esempio, tu dicevi la sessuofobia. Bah, la Chiesa è sempre stata, in realtà non è vero che, per esempio, lo Stato laico accettava il consenso dei genitori della ragazza per sposare e non teneva presente, e persino il codice napoleonico sul capitolo del matrimonio dice è sufficiente il consenso del nubendo, cioè dell'uomo, e dei genitori della nubenda, della sposa, perché si faccia. È intervenuta la Chiesa, ha detto no, niente affatto, la donna è un essere umano, una persona come un uomo, quindi noi abbiamo bisogno della volontà, anche perché secondo la teologia sacramentale della Chiesa i ministri che fanno il matrimonio, chi è il ministro del matrimonio? Il ministro del matrimonio non è il sacerdote, sono gli sposi. Allora ho bisogno della volontà dello sposo, e questo è estremamente moderno. Questa cosa della donna mi viene in mente un'altra cosa con la quale andrei in chiusura, perché Giuseppe Di Leo comincia ad avere fame, ed è questa notizia di qualche anno fa, credo ormai, la morte della, adesso non so tecnicamente come si chiama, insomma la perpetua che bada al Papa, purtroppo fu investita, notizia sul TG regionale che diceva, appunto dava la notizia, abbastanza tristi insomma, e in chiusura il sindaco manda le condoglianze al Papa, cioè come se in qualche modo a me, cioè che ascoltavo, dico ma che gli è morto il cane al Papa? Cioè, è morto un essere umano e gli si manda le condoglianze al datore di lavoro, questo è un essere umano, cioè, ha avuto una famiglia. Beh, io adesso non lo so, il sindaco di Roma intendi dire tu? Il sindaco di Roma, perché è successo a Roma vicino al colonnato o fuori dal colonnato? Io posso dire che il Papa è stato molto colpito dalla morte di questa, perché era, sai, la mattina quando lei si alza trova i paramenti per la messa e sono poi... quindi è fondamentale per i sacerdoti. Può darsi che il sindaco abbia mandato altri telegrammi, fiori, eccetera. È una visione un po' riduttiva se parliamo di donne. Scusa, ma adesso tu mi hai chiamato
discutere dei grandi sistemi. No, allora con Giuseppe, questo non è gossip. Questo Giuseppe Di Leo è fantastico, ve lo dico a tutti quanti che ci ascoltate e ci ascolterete, è fantastico perché è pronto allo scambio, alla battuta, e lo seguiamo sempre. Siamo nei 10 minuti e quindi andiamo a chiudere, e magari anche con un ulteriore terzo tempo, un'altra intervista, ma anche questo non era gossip, parlava un po' della condizione della donna, della visione, se tu vuoi lo facciamo il gossip, perché il gossip giornalistico è una cosa abbastanza difficile, soprattutto in ambito della vaticanologia, ma il gossip in genere va fatto in maniera intelligente e rispettando l'altro, questa è la difficoltà. La realtà è che ci sono molti elefanti che si muovono in una cristalleria e rovinano, anche perché la dimensione pubblica di un personaggio non significa che tu lo devi schiacciare. Quindi il gossip, io parlavo del sindaco, insomma è tutto qua, che mandare condoglianze, morta una persona, io adesso posso dire laicamente che il datore di lavoro sia il Papa, insomma. Poi ovviamente ci sono anche altre cose. Diciamo la verità, tu volevi far sapere, non so a chi, che non hai dato il sostegno a questo sindaco. Ora l'hai fatto sapere, chiudiamola qui, va bene? Non ho detto che era questo sindaco, perché non si può sapere, era soltanto per dire che essere, perché la cosa è avvenuta l'anno scorso, quindi da quel che mi risulta essere. E quindi sei tu che l'hai messo in mezzo. Che rivelazione. Che scoop, eh? Beh, la chiudiamo, che c'è un po' di fame. La chiudiamo, ringraziamo Giuseppe Di Leo e buon congresso. Buon saluto a tutti i gentili ascoltatori che penseranno che io sia un pazzo, un folle. Siamo due pazzi allora. Non ti montare la testa, perché l'elogio della follia di Erasmo da Rotterdam richiedeva una sana follia e non era da tutti, eh? Vabbè. Comunque, grazie.